tu sei libero, perché all'inizio il suo terrore era di essere arrestato, eccetera. Poi invece c'è stata questa cosa dal Tribunale della Libertà, mi sembra, e ha riavuto Sì, il l'avvocato Monsi. passaporto. Per cui gli ho detto: allora, adesso a questo punto tu devi essere perfetto, cioè non deve essere, non ci deve essere, non devi vedere neanche mezza cosa strana in internet, conoscere le persone giuste, fare le cose giuste. E mi sembrava che lo facesse, perché poi quando è tornato a Londra. Lui lavorava molto, tra l'altro, era questo che mi faceva stare tranquilla, perché anche quando ha lavorato il primo tempo in questo fast food pakistano, faceva anche 10 ore, cioè si impegnava molto. Può essere che mandasse dei soldi a qualcuno in No, Italia? lo escludo, perché vabbè, cioè, lavorava 10 ore al giorno, però prima come cuoco, poi è passato di livello come cameriere, poi come capocameriere, Magari lo qualcosa del genere. usavano come prestanome. Beh, lei non può sapere. No, 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 assolutamente non lo so questo. Non ho la televisione, ho deciso di non avere la televisione perché mi Per questo ci ha aperto alla fine. però vedo le cose su internet, E quindi cosa ne sì. Vabbè, pensa di quello che è successo come cittadina, c'è una come... cosa orribile, c'è una cosa che non deve succedere, non avrebbe dovuto succedere e non deve succedere più. E io come detto. Ieri farò il possibile per quel poco che posso fare per evitare questo, e ci vuole soprattutto grande educazione per i giovani. Io, inshallah, scusatemi, tutte le volte che uno si fa un progetto deve dirlo, inshallah, l'avevo già pensato prima, mi voglio iscrivere all'università antropologia delle religioni per poter fare. Comunicare un discorso più ampio rispetto, cioè non solamente l'Islam come io lo conosco, che non è questo Islam qua, non è questo, ma poter fare un discorso più complesso su tutte le religioni che io rispetto, che io amo anche se può sembrare strano. Cioè, io chiaro, io penso che l'Islam sia la vera religione, però tutte le volte che una persona tende verso l'alto, chiede di qualcosa di diverso, chiede di soddisfare la propria spiritualità, ha un anelito, io la rispetto, la amo, qualsiasi sia il credo e la religione. Questo è quello che io ho sempre pensato e nessuno, cioè io ho scelto l'Islam, io l'ho scelto, è stata una ricerca. E prima sono stata buddista, sono stata di tutto, sono delle generazioni dei frighettoni, degli hippie. Per cui le ho passate tutte e non rimpiango niente, cioè, tutto mi ha dato una cosa, sono arrivata qui e sono contenta di essere arrivata qui, però rispetto tutte le altre tappe assolutamente e voglio che gli altri capiscano questo, che tutte le volte che si cerca questo bisogna dare amore, rispetto, comprensione e se tu non pensi che sia la verità, prega solamente perché arrivino alla tua verità.